Amici di Valeria e Davide in tour. Neanche la pioggia ci ferma, esatto. Come vedete. Oggi facciamo un passo indietro nel tempo, quando in televisione si vedevano i programmi in bianco e nero. Uno di questi era il Carosello. Quanti di voi ricordano questo programma televisivo pubblicitario andato in onda sulla Rai dal 3 febbraio 1957 al 1 gennaio 1977? Durante la sigla del Carosello compariva una fontana. Ed è proprio questa qui, la fontana del gigante. Eccola. E oggi vi raccontiamo la sua storia. Perché dove c'è storia? Ci siamo noi. Andiamo. A Napoli ci sono più di 150 fontane storiche, escluse le fontanelle e le fontane private situate nei palazzi e nei chiostri. Oggi vi raccontiamo la storia della fontana del gigante, detta anche fontana dell'Immacolatella, e risale ai primi anni del XVII secolo. Fu commissionata dal viceré Antonio Alvarez di Toledo agli scultori Pietro Bernini e Michelangelo Naccherino. Originariamente la fontana non si trovava qui in via Partenope, ma si trovava in largo di Palazzo, l'attuale piazza del Plebiscito, dove sorgeva anche la statua colossale del gigante del 1670. La fontana prese questo nome proprio per la presenza della statua di Giove. Poi nel 1882 la fontana fu posta vicino al Palazzo dell'Immacolatella, al Molo Piccolo. Per questa ragione fu detta anche Fontana dell'Immacolatella. Alla fine del 1906 la fontana fu collocata qui, in via Partenope. Siamo arrivati davanti alla Fontana del Gigante. Come vedete la fontana monumentale è composta da tre archi a tutto sesso, sopra i quali sono collocati grandi stemmi che simboleggiano la città di Napoli, viceré e il re di quel periodo storico. Nell'arco più grande, nell'arco centrale, vediamo una tazza con sotto due animali marini, mentre negli archi laterali vediamo due statue che rappresentano le divinità fluviali, che stringono tra le mani due mostri del mare, mentre alle due estremità vediamo le due statue, le cariatidi, che sono intente nel reggere cornucopie. A questa fontana dovete sapere, amici, che si ispirò Manfredo Manfredi per la rappresentazione di Napoli nella nuova sigla di Carosello, un celeberrimo programma televisivo pubblicitario trasmesso dalla Rai tra il 1957 e il 1977. La sigla mostrava proprio questa fontana, la Fontana del Gigante. Inoltre la fontana è stata utilizzata anche per un francobollo emesso nel 2017, è stata anche location di tanti film come In ginocchio da te del 1964 e Non sono degno di te di Gianni Morandi. Amici, quanti di voi si ricordano del Carosello? Fatecelo sapere. Esatto, scriveteci nei commenti. Speriamo di avervi acceso un ricordo. Esattamente. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici. Ciao a tutti.